Se si guarda le prospettive di lungo termine, le motivazioni per investire nei paesi emergenti non mancano. Questi già oggi rappresentano metà della crescita mondiale. Paesi eterogenei, mercati diversificati e decorrelati, ampia varietà di strumenti finanziari, azioni, bond governativi locali o in dollari, valute, credito, mercati di frontiera. Un universo vasto sul quale è difficile scegliere quando, come e dove investire. Anche perché gli strumenti finanziari di questi paesi sono soggetti a crisi ripetute, capaci di causare perdite consistenti in brevi periodi. Una dinamica che contribuisce a minare la fiducia di chi investe. Per questo abbiamo pensato ad una strategia di investimento senza benchmark, che spazi su tutto l'universo dei mercati emergenti e che ricalchi la filosofia orientata al controllo del rischio dalle strategie multi-asset di Pictet Asset Management. Nasce così Emerging Markets Multi-Asset, EMMA. Shanile e Andy ci raccontano qualcosa in più su come ci muoveremo. Emerging Markets Multi-Asset si avvale di due delle capacità strategiche di Pictet Asset Management, le expertise sui mercati emergenti e sulle gestioni multi-asset. Sui mercati emergenti disponiamo di un ampio numero di professionisti specialisti in tutto il mondo, ma in particolare in Asia, dove svolgiamo analisi bottom-up identificando idee su azioni, obbligazioni in valuta forte e in valuta locale, credito societario, long-short e persino valute. I nostri team multi-asset si impegnano a costruire profili di rischio-rendimento superiori concentrandosi sulla gestione del rischio di ribasso. Con EMMA possiamo investire in un'ampia varietà di attivi attraverso gli specialisti di Pictet, utilizzando le nostre capacità per trovare le migliori idee nella costruzione di panieri di azioni o obbligazioni, avvalendoci in ottica di diversificazione di portafoglio anche degli asset dei mercati sviluppati come obbligazioni, azioni o valute, volatilità, materie prime e persino oro. La gestione di EMMA ha un elemento strategico e un elemento tattico. Nell'ambito strategico costruiamo il portafoglio su asset dei mercati emergenti che possano fornire crescita a lungo termine, avvalendoci degli specialisti di Pictet. All'interno della componente tattica, molto più reattiva al contesto attuale, cerchiamo invece le migliori idee su tutto lo spettro dei mercati emergenti lungo tre temi: la tecnologia, i beni di consumo e le materie prime. Il portafoglio di EMMA è realmente svincolato da qualunque benchmark. I mercati emergenti sono un mondo totalmente diverso dai tradizionali mercati sviluppati. Ci sono alcuni incredibili sviluppi nel campo dei consumi asiatici che stanno crescendo molto rapidamente. Ad esempio, ci sono innovative modalità di e-commerce sui generi alimentari e sulla consegna di cibo, forti trend a livello globale ancora più evidenti e dirompenti nei mercati emergenti. Essere basati in Asia ci offre un posto in prima fila e la possibilità di toccare con mano queste novità. Osserviamo gli investimenti e i trend della regione asiatica, alla ricerca di idee secolari o idee cicliche. Questi temi sono spesso meno legati ai confini geografici o ai tradizionali stili di investimento value contro growth e più orientati a scelte di investimento tematiche o basate su idee. Ad esempio, un tema di cui stiamo parlando in Asia è la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Riteniamo che i semiconduttori siano il fondamento della tecnologia moderna. Oggi non si parla altro che di nuova era digitale e dei relativi megatrend come il networking, il machine learning, l'intelligenza artificiale, il cloud, che sono sotto gli occhi di tutti. Tutti questi megatrend richiedono una potenza di elaborazione che è prodotta in diverse parti dell'Asia. Per noi si tratta di investire in questi trend, piuttosto che in un singolo paese o in uno stile di investimento. Coerentemente con quanto facciamo negli altri prodotti multi-asset, un esercizio fondamentale è quello di costruzione del portafoglio. Analisi di scenario, studio delle correlazioni, stress test. Tutto il bagaglio tecnico del multi-asset di Pictet è riproposto per identificare le opportunità ed evitare di esporre il portafoglio a rischi eccessivi. Ma EMMA investe nei mercati emergenti, dove i momenti di stress possono essere particolarmente dolorosi. Per questo è dotato di un meccanismo innovativo di riduzione del rischio, un freno di emergenza. Quando la nostra stima indica il rischio ex ante di forti turbolenze, riduciamo l'esposizione ai mercati emergenti e ci rifugiamo nelle attività dei paesi sviluppati, come treasury americano, dollaro ed altre valute rifugio.
In questo modo limitiamo significativamente la rischiosità tipica dei paesi emergenti, portandola su livelli comparabili a quella dei mercati sviluppati. In conclusione, EMMA rappresenta un approccio innovativo che coniuga l'esperienza di Pictet sugli emergenti e sul multi-asset per creare una strategia a rischio controllato su un tema economico poderoso.